Buonasera a tutti da Salvatore Cubeddu e buonasera dal gruppo Dalle Origini del Muriaco Universo. Benvenuto, un caro benvenuto a Sant'Epagano che stasera ci dà la gioia di essere qui con noi. Ciao Sante. Ciao Salvatore, ciao a tutti, la gioia è mia, grazie per avermi invitato. Ciao, grazie di essere qua per questa puntata di testimonianze che come al solito porta molti fratelli, molte persone che sono nel cammino e che danno l'esempio. Sant'Epagano è uno di questi, lo fa da diverso tempo. Stasera abbiamo il piacere di sentire dalla sua voce la sua esperienza, che devo dire che è contagioso nel senso benevolo del termine. In questo periodo non si dovrebbe dire, però questo è il termine giusto perché Sante veramente da una decina d'anni segue un percorso veramente bello e allo stesso tempo complicato, che è quello di queste tematiche, fare azione, cercare di organizzare un po' di cose volte al bene di tutti quanti noi. Quindi sono molto contento che lui stasera sia qui. Tra pochi minuti dovrebbe arrivare anche Vincenzo Caccace, che ci sosterrà in questa puntata, e quindi lo attendiamo. Nel frattempo partirei tranquillamente con la domanda fatidica di testimonianza che serve per rompere il ghiaccio, che Sante ci racconti un pochino di se stesso, come è arrivato a queste tematiche, a questo percorso difficile, ma soprattutto la molla che lo ha spinto, perché questa domanda, anche se è ricorrente, è un po' banale quasi, però serve per rompere il ghiaccio e per fare, diciamo così, introdurre tutto quello che serve introdurre in questa tipologia di argomenti, va bene? Quindi ci lascio la parola, dici un po' tu. Allora, Salvatore, cosa devo dirti? La molla che mi ha spinto sono i valori cristici che ho sempre cercato di emulare fin da quando ero piccolo, e questi lo sappiamo, sono l'amore e la giustizia. E diciamo che sono da quando ero piccolo, Salvatore, come penso anche tutti noi, ho sempre avuto questo stato di disadattamento, no? Perché comunque sia, lo sappiamo, veniamo da altre vite, veniamo forse anche da altri mondi e sicuramente da altre dimensioni. Quindi abbiamo, chi più chi meno, una certa memoria, a volte solo emotiva, altre volte una memoria proprio empirica, dove ci ricordiamo episodi, ma sicuramente i valori, quelli rimangono e ce li portiamo di vita in vita. Quindi da bambino, con questa cosa dentro che tu senti, che non sai che cos'è, che l'ascolti, che ti brucia, no? E a volte, se non riesci ad interpretarla, se non hai chi ti segue, chi ti aiuta ad estrapolarla e a trasformare mante grezzo in un gioiello, complicato. Era complicato forse più di oggi, perché oggi siamo in un determinato risveglio, però diciamo che piano piano, ecco, ce l'abbiamo fatta. Quindi la molla erano i valori. Questi valori mi hanno portato a cercare delle risposte. Queste risposte sono arrivate ad un certo punto in cui ho iniziato a cercarle in maniera molto forte, perché le risposte non arrivavano. Tu prima hai detto è un percorso bello ma complicato. Assolutamente sì, perché anche tu lo sai. È bello ma complicato perché hai di fronte un qualcosa di invisibile al quale tu parli, ma non sai ascoltare la sua voce, perché Dio ti parla nel silenzio e ti sussurra.
no, in questa società dove tutti gridano a vuoto, perché gridiamo sciocchezze, purtroppo non veniamo educati ad ascoltare il silenzio. Oggi c'è una consapevolezza un po' diversa al riguardo. Ebbene, sono arrivato a un certo punto in cui, disperato, ho iniziato a chiedere, perché folgorato da questo fuoco interiore che senti divampare perché non riesci ad espletarlo, non riesci a dargli voce, a dargli una forma fisica costruita, ad un certo punto poi le risposte arrivano, perché il cielo, lo sappiamo, è tremendo il cielo, io lo amo proprio per questo, perché ti mette alla prova, ma non perché si diverte, ma perché sa che nel momento in cui entri in un percorso non ritorni indietro, sa che se entri in un determinato percorso e non sei pronto potresti ritrovarti anche peggio di quando l'avevi iniziato. Certo. La conoscenza è un dono grandissimo che va gestito bene, perché altrimenti può diventare pericoloso. Quindi io, grazie a Dio, ho sempre avuto, comunque sia anche con un carattere bello tosto, perché sono sempre stato molto determinato, una pazienza, una tenacia che mi ha contraddistinto, lo dico con umiltà, però almeno tra i tanti difetti, almeno qualche pregio devo riconoscerlo. Ecco, ad un certo punto il cielo mi ha risposto, lo ha fatto a suo modo, tramite una manifestazione prima trascendentale, con un essere bellissimo che poi io sono convinto di averlo rincontrato proprio l'anno scorso fisicamente, quella volta in astrale, e mi invitava a recarmi in un paese che io non sapevo neanche che esistesse. Quindi mi hanno detto: vai a Spotorno, lì avrai un segno, avrai finalmente la risposta che cercavi. Sono andato lì e ho assistito ad qualcosa di inspiegabile, che ancora oggi a volte penso che forse ero ubriaco, non lo so, sto scherzando ovviamente. Però quando ti vedi di fronte a te un apparato enorme in cielo, prima piccolino, era una croce piccolina, bianca, a un certo punto anche dimostrando di leggerti nella mente, appena avevo detto ma che piccola, quasi non la vedo, ero con il mio amico che infatti lui non la vedeva, povero cinquantenne con gli occhiali, questa subito diventa enorme, una croce, poi si trasforma in una pallina e poi in un cuore. Ecco, un fenomeno spettacolare, straordinario, potentissimo, che mi ha scioccato per vari giorni, Salvatore, perché non sapevo che cos'era, ma soprattutto cosa volevano dire. Certo, certo, la croce e il cuore, uno magari gli dà una determinata spiegazione, ma c'era dell'altro dietro. L'altro era che coloro che mi stavano dando quel segno erano personaggi provenienti da altri mondi. E quindi già ora è difficile. Allora, grazie a Dio, c'era Eugenio, ma io purtroppo non l'avevo conosciuto, l'ho conosciuto in un momento successivo. Ecco, collegare la realtà cristica a quella extraterrestre era una cosa molto complicata. A me mi è venuta semplice, grazie a Dio, e il percorso mi ha portato oggi a qui, in sostanza. Bellissimo. Ti ringrazio per questa esternazione, perché fa vedere un aspetto di te che forse magari in pochi conoscono, però molti di noi magari si riconoscono in quello che tu stai dicendo adesso, no? A me, per esempio, paradossalmente, in quello che stavi dicendo adesso, mi ricordo le parole del Cristo, molto spesso, che dicevano, perché l'ho provato sulla mia pelle negli ultimi tempi, i nemici dell'uomo saranno i membri della sua stessa famiglia.
Certo. Ma questo adesso ho capito che cosa voleva dire il Signore, perché noi siamo arrivati in un tempo dove veramente ti ascoltano in pochi in questi temi. La maggior certo. parte ti prendono per matto. Quindi è dura, ragazzi. Certo, ecco certo. perché è dura stare in questo contesto, perché noi siamo continuamente erosi dal fatto che facciamo brutta figura, abbiamo paura che ci ridano addosso, lo abbiamo fatto per anni, vero Sante? Però oggi non dobbiamo avere paura, dobbiamo dire le cose come stanno, perché tempo ce n'è poco. Certo, io sì, inizialmente è una paura che c'è, poi bisogna lavorarci. Ad oggi ti dico con tutta tranquillità che non mi interessa nulla riguardo all'esperienza extraterrestre, anche perché non sta a me raccontarla a chiunque, sta a me però raccontare il messaggio, divulgarlo. Ecco, quello si sposa con tutti, anche con gli atei, perché il messaggio è fatto di valori. Se l'ateo purtroppo difficoltà mentale che non gli permette di raggiungere determinate conoscenze trascendentali, chi sono io per giudicare? L'importante è che portino i valori. Ci sono tante persone che, ad esempio, nel mondo della giustizia, come giudici, portano in cuore e dimostrano con l'azione valori altissimi. Quindi il messaggio, quello lo possiamo portare ovunque e a chiunque, sotto la forma che meglio preferiamo. Certo, certo. Molto, molto complicato fare questa cosa, però dobbiamo essere veramente forti nel continuare. Adesso notiamo, per esempio, anche per rafforzare quello che stai dicendo, Sante, che è importantissimo, notiamo che negli ultimi tempi si formano sempre di più discussioni e anche, come si dice, chiamiamo disquisizioni inutili, perché noi dobbiamo essere concentrati su, su quello che sta dicendo Sante anche adesso, quindi il messaggio, perché quello che potrebbe accadere, poi magari dicevamo, diremo, ecco, è accaduto veramente, e allora adesso come la mettiamo? Certo. Perché, se siamo in un certo cammino e crediamo in certe cose, dobbiamo anche considerare che tutto questo sia vero, come è vero. Ecco, poi ma ciascuno secondo le proprie caratteristiche. Salvatore, io penso una cosa, ormai ho raggiunto una consapevolezza, che io vado avanti per il mio percorso, punto. Gli altri vanno per il loro. Non bisogna cadere, secondo me, nella trappola che vogliamo convincere, perché quello già ci pensa il governo, la Chiesa e tutte le entità, tra virgolette, ufficiali che ci governano e ci controllano, per chi vuole farsi controllare. Si racconta una realtà basata su dati oggettivi, su verità scientifiche e su discorsi che hanno la loro razionalità. Perché la verità, Salvatore, è matematica. 2 più 2 non fa 5, fa 4. Poi, se uno mi vuole dire che fa 5, cosa devo dirgli? Spero che incontri il maestro giusto che gli insegni quale, quanto fa davvero 2 più 2. Certo. Noi dobbiamo portare la verità per così, per come l'abbiamo vissuta. Poi il problema, secondo me, Salvatore, è che oggi, anche pur facendo delle ricerche, studiando, vogliamo che poi la conclusione sia quella che noi vogliamo, sia quella che ci sta più comoda, e quindi facciamo qualche trucchetto, modifichiamo qualche calcolo, modifichiamo qualche dato statistico, perché alla fine l'informazione che abbiamo nella mente, che cos'è? Sono una serie di dati che raccogliamo durante la vita e sono dettati da azioni empiriche,
Quindi, certo, sono d'accordo completamente. Quindi, purtroppo, se non si hanno i dati sufficienti e corretti nella propria mente, si arriverà sempre a conclusioni errate. E qui si dimostra il fatto che l'uomo è nella condizione disastrosa al quale si ritrova. Non ha gli strumenti e non li vuole cercare, perché, come abbiamo detto prima, il percorso questo è un percorso dove devi lavorare prima su te stesso. Quindi non è complicato metterci la faccia, è complicato distruggere il sé vecchio per ricostruire il sé nuovo. Gesù ci aveva detto semplicemente: chi vuole seguirmi prende la sua croce e mi segua. Certo, non bisogna fare l'errore di trasformare il tutto come solo sofferenza, perché sennò facciamo i fanatici clericali che hanno rovinato tutto fino ad oggi. Questo percorso è sofferenza, ma è anche tante, tante, tante soddisfazioni. Io vi darò 10 volte tanto, Gesù Cristo. E oggi, in effetti, io posso dire che per la mia esperienza è così. Quindi per me è la verità, perché ho i risultati. Quando hai i risultati, la formula torna. Punto. Certo, certo. Intanto vorrei salutare quanti sono giunti qua ad ascoltare intervista Sante, grazie a tutti della presenza, ragazzi. Saluto Gian Michele, Cristian, Donella, Ciccali, ciao Donella, Antonio Dovidio, Carmine, Alessandra Rossi, insomma tutti quanti, Francesco La Turraca, ciao Francesco, Alfonso, Tonino Fuori, Francesca Deledda, ciao Francesco, insomma siete tanti stasera, dai, Dio vi benedica. Se avete domande a Sante, gliele potete porre tranquillamente, lui dall'altra della sua esperienza vi risponderà. Io, se sei d'accordo, io volevo introdurre il discorso meraviglioso che riguarda la tua ricerca, perché Sante è un ricercatore indipendente, ma è anche fondatore dell'associazione culturale c'è il voto di memoria adesso. Progetto Coscienza Cosmica. Progetto Coscienza Cosmica, avevo un lapsus freudiano, l'ho detto per 20 volte stasera. Progetto Coscienza Cosmica. Niente, volevo introdurre su, insomma, parlare un po' di questa avviazione. Sante Pagano è uno che fa skywatching da molto tempo, ha una attrezzatura pazzesca. Ragazzi, se volete vedere i suoi skywatch, adesso si sono un po' diradati per altri impegni, ma li fa, quindi basterebbe andare sul suo sito web e si trovano gli appuntamenti, no? Adesso ve li mandiamo, va? Così, ecco nel sito www.progettocoscienzacosmica.com/it ci sono delle esperienze che ha fatto già Sante, ma che fa anche in diretta, quindi si possono seguire con lui, perché con la sua attrezzatura riesce proprio a tanto percepirli e poi inquadrarli perfettamente. Sarebbe stato carino mandare qualche video di qualche tua esperienza, ma diciamo lasciamo da un altro momento, insomma, potete andare a vederli. Ecco, quindi parliamo un po' di questa avviazione che da un po' di tempo, anzi da molto tempo, ci visita, ci dà un messaggio ben preciso. Sappiamo oggi, grazie anche al lavoro di Sante, ma di Pier Giorgio Caria, di Giorgio Bongiovanni e di Eugenio Siragusa soprattutto, siamo arrivati a capire chi sono, cosa vogliono, e queste sono le domande che ci siamo fatti da sempre. E oggi si manifestano tutto spiano e ci dicono: ragazzi, siamo qua, stiamo solo aspettando che voi date un cenno e noi ci siamo. Ecco, cosa dici di questo, Sante? Ma Salvatore, sì, a Progetto Coscienza Cosmica non è solo Sante Pagano. Ho un gruppo di ragazzi fantastici che mi sostiene, ci sosteniamo e portiamo un lavoro avanti tutti insieme, ognuno fa il suo pezzettino in maniera egregia, e cerchiamo di portare avanti questa verità, questa realtà.
Dal canto nostro, sì, allora, hai tirato fuori il discorso skywatching, che forse è la fetta, forse più piccola, perché per me è più che altro uno svago, anche se molte volte, diciamo, è stata la scintilla che ha innescato riscoprire questa realtà. Quindi, quando le persone hanno partecipato a qualche skywatching, hanno visto che realmente c'era una presenza reale, non terrestre, che cercava di interagire. Qualche scintilla si è accesa. Il discorso qual è? Il discorso è che poi questa situazione deve a questa situazione deve subentrare l'atto pratico, quindi, come dicevo prima, mettersi in discussione e crescere. Crescere, ho parlato anche di gruppo, Salvatore, oggi, mamma mia. Quanto è complicato stare in un gruppo, no? Li vediamo anche i nostri politici. Noi vogliamo fare questo, da soli non si va da nessuna parte. Siamo una comunità che parte da Eugenio Siragusa, continua con Giorgio Bongiovanni e Pier Giorgio Caria e finisce con le ultime ruote che siamo noi. E che cerchiamo di, diciamo, fronteggiare e spalleggiare questi grandi uomini che portano una realtà universale, cosmica. Che cosa vogliono quindi queste astronavi, questi esseri che guidano le astronavi? Nulla, vogliono solo essere creduti, come dice ultimamente Giorgio Bongiovanni. Volevamo solo essere creduti, no? Talmente semplice. In un mondo in cui si è perso totalmente fede in tutto, nei valori, in Dio, in Cristo, in se stessi, cioè c'è un tasso di depressione che ci avvolge terribile. Mai nella storia del mondo si è stati così tristi, questo mal di vivere. Ebbene, noi portiamo il messaggio, abbiamo avviato anche un progetto di traduzione in varie lingue, spagnolo, tedesco e inglese, facciamo ogni tanto skywatching, adesso sì, più di rado perché lo faccio solo quando sento, non più come prima, anche perché bisogna portare cose molto più importanti, come scendere in piazza, additare l'anticristo, aiutare i più deboli. Adesso ragazzi bisognerà prepararci che fra un po' bisognerà ospitare tutti questi immigrati che vengono dalla guerra. Probabile. Stiamo vivendo, Salvatore, un momento che ce ne siamo parlati tanto, ce lo dicevamo, arriverà il momento in cui, però non ci credevamo tanto perché oggi la reazione è forte anche tra di noi, iniziamo a sentire la paura, iniziamo a capire che forse non siamo veramente pronti e questa è una cosa bella, non mai giudicarsi, mai giudicare gli altri. La paura è una cosa importantissima. Il problema qual è? Che la società non ci ha insegnato ad affrontarla. Noi che siamo in questo percorso abbiamo però gli strumenti, no? Lo strumento più forte al quale possiamo rifarci è sicuramente la fede in Dio e basta. Quindi oggi sta succedendo quello che noi pensavamo che era talmente lontano che si diceva, ma chissà, sì. Sarà così, però 10, 20 anni no, e oggi siamo in bilico e potrebbe accadere ciò che sarebbe in grado di spazzare via tutta la vita su questo pianeta Terra. Ecco, mai come oggi penso che dobbiamo rimboccarci le maniche e raggiungere quella consapevolezza che ci aiuterà a fronteggiare quello che ancora deve avvenire, perché questo non è niente. Ci sarà una piccola tregua. Adesso stiamo avendo soltanto dei segni perché dobbiamo capire le reazioni che vengono fuori da dentro di noi per poterci lavorare, perché poi però dovremo arrivare pronti, non possiamo più permetterci di dire ho paura, perché poi saremo fregati. L'importante, ecco, è rimanere uniti e in gruppo, poi anche se ci sono dei timori. Quello è l'importante. Da soli, ragazzi, non ce la faremo. Questo bisogna mettercelo in testa. Ma proprio per stare dentro anche a quello che stai dicendo adesso, no? Dell'unione, dei gruppi, noi
abbiamo potuto constatare che c'è proprio un tentativo anche molto palese, che probabilmente arriva anche dal cielo, di riunirci, perché abbiamo potuto, io in questi ultimi 2 anni, ragazzi, è successo di tutto anche nella mia vita, io non so, nella vostra lo stesso, si è conosciuta davvero tantissime persone che risuonavano, per dirla in un termine tecnico, risuonavano con la stessa frequenza, e la volontà di unirsi, di fare qualcosa insieme. Non ci sono più tanti fronzoli da vedere, tante scuse da tirare fuori, no, adesso è solo unione, poi il resto viene da solo, proviamoci. La difficoltà è stare in gruppo, cerchiamo di stare nel messaggio, è quello che stasera porta anche Sant'Epagano, perché il messaggio è la cosa più importante per la nostra esistenza, perché è l'unica cosa che ci permette di mantenerci lo spirito, che siamo noi lo spirito. Il corpo lo perdiamo, lo sappiamo che lo perdiamo, no? Quindi che ce frega del corpo, ragazzi, se abbiamo perso anche lo spirito. Qui dobbiamo fare un lavoro, come diceva, certo, un lavoro su noi stessi. Ecco. Bisogna, sì, lavorare su se stessi, Salvatore, e bisogna iniziare a vivere nel presente, perché purtroppo questo continuare a pensare a ciò che sarà ci distruggerà se si continua così. Noi dobbiamo essere nel presente e gioire a quello che a cui stiamo vivendo, anche perché se continuiamo a pensare, cioè, allora, il ritorno di Cristo deve essere un obiettivo che ci deve dare forza, ma non deve essere un'ossessione, anche perché ci ritroveremo di nuovo di fronte ad una prigione mentale di questo genere la prossima volta, nella prossima vita. Nella prossima vita cosa si fa? Si reinizia dall'era in cui dovevamo aspettare la prima ascesa di Cristo, e ricontinuiamo di nuovo a vivere nel futuro. Non è vita questa, dobbiamo iniziare a vivere nel presente, quindi oggi siamo qui nel presente, c'è questo conflitto, cosa c'è da fare? C'è da scendere in piazza, c'è da prendere i viveri e portarli agli immigrati, c'è da incontrarsi qui la sera con Salvatore Cupeddu e parlare della verità, poi la sera quando si va a dormire, cosa ho fatto oggi? Questo e quest'altro. Oh, che bello, forse domani viene Cristo, ma se non viene io devo rifare di nuovo cose di questo genere, perché io non lo faccio per, diciamo, un ritorno dove devo aspettarmi che Gesù mi dia la pacca sulla spalla. Lo devo fare prima, innanzitutto, perché ci credo, perché soltanto così Cristo è già qui con noi. Solo se fai Cristo è vicino a te e ce l'hai tutti i giorni. Noi ormai abbiamo raggiunto questa forza, questa consapevolezza dove Cristo è già qui. Cioè, cosa devo aspettare? Ce l'abbiamo intorno, ce l'abbiamo di fronte, tramite gli stigmatizzati, nel nostro cuore, se lo sappiamo ascoltare. Quindi cosa dobbiamo aspettare? Dobbiamo lavorare con gioia e fare quelli che anche con la consapevolezza che possono perdere la loro vita, che ci fa, ragazzi? È morto un papa, se ne fa un altro, come si dice. Questo ammasso di carne che amiamo, che rispettiamo, non è la nostra vera realtà, siamo esseri di luce. Se quindi ci stiamo dicendo la verità e non siamo, insomma, ridicoli poi in quello che andiamo divulgando, noi ci crediamo, no? Sappiamo che è così, siamo esseri eterni. E allora, paura di cosa? Dobbiamo, ecco, fare un grande atto di lavoro al riguardo e un atto di consapevolezza, sì. Continuiamo a palesare delle difficoltà ad andare avanti su questa tipologia di discorso per vari motivi. Siamo ancora legati forse alla materialità, poi sicuramente la vita in qualche modo ci distrae, siamo assorbiti dalle problematiche
del giorno per tantissime ore al giorno. Quando finiamo siamo stanchissimi, non abbiamo voglia nemmeno di pensare a come ci chiamiamo, e questo fino adesso ci ha disturbato. Forse la nostra capacità di discernimento è andata a quel paese, per dirla in termini proprio chiari, Certo. o forse non si è mai sviluppata, perlomeno in questa dimensione, perché naturalmente se noi non troviamo il tempo per noi stessi, non riusciamo a pensare, non riusciamo a dedicare del tempo studiando certi aspetti che dovrebbero essere visti personalmente da noi per aumentare proprio la capacità di discernimento. Quindi ci arriva questa informazione, è meglio, cioè, che ci fa stare seduti lì nel divano, come dice Pier Giorgio, no? Siamo seduti sul divano ad aspettare le notizie che ci arrivano, perché non abbiamo altra possibilità, non riusciamo a trovare il tempo, e quindi poi le nostre scelte sono quelle che sono. Dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti. Dobbiamo Ma fare sì, uno sforzo. Salvatore, hai ragione. C'è una quotidianità che forse ci distrae, però ripeto, se noi iniziamo a vivere il Cristo costantemente, a farlo, diciamo, un nostro compagno di vita, noi troveremo il Cristo anche quando vai a leggere le bollette che te l'hanno aumentato del 40%, perché sai, e sei consapevole, noi anche al lavoro dobbiamo portarcelo Cristo, ma nei valori, anche se lavori nel posto di lavoro più brutto che puoi avere, anche perché se non fai così, Dio non ti farà mai evolvere, non ti regalerà mai un lavoro migliore di quello che hai, non ti darà mai le condizioni migliori di quello che hai, perché noi bisogna imparare a vivere Cristo prima di tutto nella sporcizia, altrimenti, ragazzi, si rimane sempre in fase di stallo. Quindi sì, io comprendo che c'è una quotidianità, io comprendo che ci sono dei sacrifici, che non possiamo essere sempre al top. L'importante è rialzarsi, e l'importante è avere dentro di sé lo spirito di disponibilità e di fiducia. Poi tutto ci pensa il cielo, ce lo diceva Gesù. Cioè noi, se iniziamo a leggere il Vangelo e la Bibbia in maniera oggettiva ed intelligente, c'è dietro un manuale di vita potentissimo. Gesù ce lo diceva: ma cosa vi preoccupate di quello che mangerete domani o che vi vestirete? Ci penso io. Voi pensate a fare ciò che il cielo vi chiede, ossia a mettere in pratica il messaggio. Al resto, voi non ci dovete pensare. Non sono io a vestire i prati di fiori o a dare cibo agli uccellini. Di cosa vi dovete preoccupare? Più che altro, occupatevi di portare avanti l'aratro nella mia vigna, perché presto, sai come c'è scritto nella Bibbia? Cristo arriverà tosto. Significa che Gesù Cristo tornerà immediatamente, all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno, proprio quando noi saremo lì sdraiati, che diciamo: ma sì, dai, forse torna domani, oggi me ne sto tranquillo. Invece no, ragazzi, bisogna vivere con le antenne costantemente alzate e attente anche nella sofferenza, perché purtroppo sì, le condizioni a volte ci danno delle batosse, ma anche lì bisogna dire: sì, va bene, Gesù, sto vivendo un periodo bruttissimo, però la speranza io non la perdo, io do tutta questa sofferenza, la rimetto in mano a te, che anche se io non sono capace di alchimizzarla, lo fai tu. Noi non siamo capaci di fare alchimia, Salvatore. Esatto, riprendo una considerazione che fece Greg Braden, noto scienziato con un percorso spirituale abbastanza elevato, che disse, parlò una volta della benedizione. Se riuscissimo, che non è una cosa semplice, a benedire anche le cose cattive che ci capitano, noi rimettiamo in mano al cielo praticamente e ci liberiamo. E questo produce una cosa fantastica, perché tutto quello che tu rimetti al cielo, da negativo si trasforma in una cosa positiva. Sembra
una cosa magica, no? In realtà credo che sia questo dire di Greg Braden sia una cosa collegata al fatto che noi tutti quanti siamo collegati insieme attraverso la Terra e quindi anche con il nostro pianeta. Quindi quello che andiamo a fare, se è positivo, ritorna positivo. Sapete tutti il discorso della chi di spada ferisce, di spada poi perirà. Però se farete qualcosa a uno solo di questi fratelli, vi verrà restituito 100 volte, cioè qualcosa di buono, ovviamente. Ecco, quindi il cielo, l'universo ce lo restituisce, e quindi credo che questa cosa che diceva Greg Braden, le benedizioni, siano una cosa importante. Poi l'azione, ovviamente, è la cosa più importante. Però già riuscire a fare una cosa del genere è difficilissimo. È difficile, ma non impossibile. Anche perché c'è anche un'altra frase. Mi diverto. Ecco, sta cercando di collegarsi Vincenzo, eccolo qua. Allora, lo introduciamo, arriva Vincenzo Caccace, e così ci dà supporto anche lui stasera. Ciao Vincenzo. Ciao. Ciao Vincenzo. Ciao, Vincenzo. Ciao, come stai? Ciao. Tutto bene, tu Sante come stai? Bene, grazie. Bene, benvenuto. Ti do io il benvenuto nella tua diretta. Sappiamo il sacrificio che fa Vincenzo, perché Vincenzo fa un lavoro che lo tiene impegnato fino a tardi, quindi stasera proprio ha fatto uno sforzo tremendo, ma ci voleva essere con Sante. Per cui Vincenzo, grazie di essere qui. Stavamo parlando con Sante del discorso delle cose che si fanno, no? Delle benedizioni, della necessità di riuscire in qualche modo a benedire anche qualcosa che non ci va bene, che è la cosa più complicata. Ecco, stavamo parlando di questo, ecco, perché stiamo parlando un po' dei tempi che ci stanno avvolgendo, delle problematiche che sono arrivate e di cui parlavamo negli anni precedenti, per esempio la guerra. Ed è arrivata. Come vedete, si sta manifestando un po' tutto quello di cui è stato parlato gli anni precedenti. Di solito su queste cose io ho potuto vedere che presto o tardi arrivano. Quindi cosa dici, Vincenzo, in questo caso? Che dobbiamo dire? La guerra c'è, la stanno facendo. Non ce l'aspettavamo nessuno all'improvviso, forse anche troppo presto, secondo me. Però, ragazzi, non possiamo in questo caso fare niente. Loro sono i padroni, vogliono fare i padroni di un qualcosa che magari non è neanche loro, è solo in prestito. Però noi non possiamo veramente fare nulla in questa cosa. Dobbiamo solo unirci e stare tutti in gruppo e non mollare, perché comunque se molliamo pure noi, dove andiamo a finire? Quindi dobbiamo impegnarci a stare uniti, almeno questo è quello che ci viene insegnato, quello di stare uniti. Possiamo dire anche che lo stiamo facendo, cioè stiamo cercando comunque di stare tutti uniti, anzi posso dire che man mano che mi occupo delle mie attività, di tutto quello che facciamo, sto incominciando veramente a capire il senso forse della nostra vita, quello di riunirci e stare con persone nuove che abbracciano questi argomenti, quindi sono veramente fiero del cammino che sto facendo. Speriamo di continuare così, anzi di darci sempre più carica e andare avanti. Io mi stavo chiedendo una cosa, no? Mi stavo chiedendo una cosa, sì, che volevo chiedere a Sante, no? A proposito di questa avviazione che vediamo spesso, eccetera. Volevo sentire un suo parere, no? Ma perché tanto è una domanda ricorrente che si fanno tutti. Ma secondo te perché tutti, non li vediamo tutti questi
questi velivoli? E soprattutto, se avvenisse che li vediamo tutti, che cosa succederebbe in questo momento? Una domanda da caso. 500 miliardi di dollari. Però ricorrente, vero, questa domanda? Perché non li vediamo tutti? Perché li vogliamo vedere? Semplice. Se noi iniziassimo a smetterla di chiedere, di farsi vedere, vedrai che si faranno vedere. Il problema è proprio questo, che spesso ci concentriamo a ricevere segni, ma poche volte siamo disposti a darne. No, prima si parlava che cerchiamo costantemente dei segni dal cielo alla terra. Ne abbiamo avuti a miliardi, però nonostante questo vogliamo ancora vedere, vogliamo ancora dimostrazioni, vogliamo ancora esperienze trascendentali. Ecco, secondo me siamo arrivati in un'epoca in cui dobbiamo iniziare adesso noi a dare dimostrazioni. Ecco, vi posso assicurare che facendo così avremo tutti gli avvistamenti che vorremmo. Questa è la risposta, quella un po' che forse meno ci piace. L'altra è un po' più oggettiva. Purtroppo a volte ci lanciamo in situazioni nel quale non siamo davvero pronti. E quando lo siamo è il cielo che lo sceglie. Non è una situazione semplice avere a che fare con queste entità. Sono rigidissime, sono severe, ma anche piene di amore. Ed è un amore che a volte non si riesce a comprendere e a metabolizzarlo. Ecco, questo forse è anche il problema. A me è capitato, per esperienza mia personale, che poi ho potuto verificare anche in tutte quelle persone che hanno avuto esperienze forti a riguardo, e che hai proprio un cambio interiore. C'è uno scambio di energie quando tu hai un avvistamento. Quindi, se non hai la capacità di schermare le tue emozioni, di comprendere bene ciò che hai di fronte e di trasformarlo in un qualcosa di solido, uno, l'esperienza non servirà a nulla, e due, puoi farti anche del male. Sai, Vincenzo, Salvatore, quanta gente purtroppo è andata anche al manicomio perché non ce la faceva a comprendere determinate dinamiche. E loro poi, c'è da dire anche che sanno, e qui ritorniamo al discorso di prima, che fin quando non raggiungiamo quell'equilibrio necessario a poter poi mettere in pratica questo percorso, non ti si fanno vedere perché ti mettono soltanto nei guai. È un percorso particolare. Quando inizi ad avere esperienze forti, significa che ti stanno scegliendo per una determinata missione. Non ti danno esperienze forti perché li devi vedere una volta e basta. Lì poi deve continuare la cosa. Quindi l'avvistamento della lucetta in cielo, quella ci sta, perché è una consolazione, perché non ci richiede una grandissima comprensione, basta credere in queste civiltà, basta sapere una base di ciò che sono. Ma gli avvenimenti, le esperienze, quelle più grandi, poi significa che devi mettere tutta la tua vita in mano a queste entità, e questo significa che loro possono chiederti tutto. Io oggi mi ritrovo qui, Salvatore, ne parlavamo, come anche Vincenzo, immagino, ormai abbiamo messo la nostra vita tutta in mano al cielo, e anche la famiglia a volte la mettiamo da parte. Si torna da lavoro a mezzanotte, fino alle 3 devi fare quello che devi fare, perché poi ti svegli alle 7, perché poi devi mettere la faccia per dire determinate cose, perché poi devi lavorare su te stesso e ti devi mettere in discussione in maniera decisa. Devi eliminare tutti quei preconcetti mentali che la società ti infila nella testa, devi eliminare tutti quei discorsi di ego, di senso di superiorità che purtroppo ci portiamo avanti nella vita
per atto di sopravvivenza. Però, ecco, ad un certo punto, quando hai superato tutto ciò, ti si risveglia un amore bellissimo, che però deve essere sempre, sempre, sempre equilibrato con un senso di giustizia e di atto pratico. Quindi loro si fanno vedere quando tu hai dimostrato di avere tutte queste qualità, hai dimostrato che hai costanza, hai tenacia e che non hai paura né di soffrire e neanche di perdere la vita per questa missione. In guerra, ragazzi, non ci vanno i soldati impreparati, ci vanno i soldati preparati con il loro esercito di amici e fratelli ai quali, tramite l'esempio, poi possono arrivare anche a livelli importanti, però ecco, è un percorso dove bisogna dare tutto. Quindi ci vanno piano per questo. Quando sarà però che il contatto massivo dovrà essere un avvenimento dettato dalla costrizione, perché nella Bibbia c'è scritto molto bene, se iniziamo a leggerla nella maniera giusta, la grande tribolazione. La grande tribolazione non è altro che lo scoppio della terza guerra mondiale. Ecco, prima, durante e dopo ci sarà il cosiddetto rapimento della Chiesa, che per Chiesa non significa, non è il significato che noi gli diamo, no? Quel significato molto brutto. Chiesa sono dei gruppi di persone che lavorano per determinati scopi, obiettivi, che mirano sempre al Cristo, no? Comunque, ok, lì li vedremo tutti quanti. Persone, no? Sì, gruppi di persone che agiscono nel, esatto, per Cristo, sì, per i valori cristici. Non il Vaticano, per intenderci. No, no, sì, l'abbiamo spiegato, non è il significato quello classico, ufficiale. Ecco, lì ci sarà un contatto massivo, vedremo, adesso dopo vi leggo un messaggino, se me lo permettete, così cerchiamo di comprendere che comunque sia, certo, già nel 2017... e stiamo parlando di una data recente, perché ce ne avvisano anche da prima, ci dicevano, attenzione, perché arriverete al punto in cui siamo oggi, e ben presto vedrete le nostre sfere scendere dal cielo per darvi quella speranza di vittoria che purtroppo non riuscite ancora a sentire nei vostri cuori. Quindi il contatto massivo ci sarà, loro hanno la capacità di mettere a freno le nostre emozioni se non avremo le capacità, perché purtroppo, Salvatore, Vincenzo, noi che siamo più abituati, come tutti quelli che ci ascoltano, è un conto, ma tutte le persone che sono in giro purtroppo potrebbero avere degli shock emotivi che ti portano al suicidio, quindi loro hanno la capacità anche di tranquillizzarti e di metterti in una certa sintonia. Sì, questo è un discorso che abbiamo affrontato parecchie volte, ci siamo chiesti ma cosa succederà se avvenisse, lo abbiamo detto, e noi dovremmo essere almeno quelli che sicuramente loro hanno le loro tecnologie per calmierarci, no? Però anche noi dobbiamo fare la nostra parte per tranquillizzare, perché molte persone che non hanno ascoltato andranno nel panico. Questo è certo, non sapranno, cioè io ho provato anche da poco una discussione a casa, che si va sempre su quello che dice la televisione, no? Cioè, a proposito di UFO, eccetera, qui in questo caso questa persona guardava spessissimo le trasmissioni di Focus, no? I rapimenti alieni, non vedono altro, cioè non ce l'hanno nemmeno, non c'è nemmeno nel un minimo di pensiero che gli dica che forse c'è qualcos'altro, no, c'è il rapimento alieno, cioè gli alieni che ti rubano l'anima, ecco, il grigio che ti ruba l'anima. Cioè, ma ragazzi, ma non c'è la televisione, ormai è un terrore completo, non, dobbiamo entrare noi in ricerca. Vedrete che se noi lo chiediamo con il cuore, le cose le vediamo.
ve lo dico per esperienza personale, ma credo che lo possa confermare Sante, ma Vincenzo, cioè non sto lì a raccontarvi, abbiamo raccontato tante volte cosa succede a me, a Vincenzo, soltanto a stare al telefono. Ma non è che noi siamo speciali, non siamo speciali, semplicemente crediamo e qualcosa ci viene dato anche per rafforzare la nostra fede, ma non dobbiamo prendere come una cosa che deve essere a tutti i costi, lo devo vedere, cioè la verità esiste comunque, che vengano in gruppo, che li vedi o che non li vedi. Credo che questo possa essere detto. Certo. Ecco. A proposito Allora, di... vai, vai, scusa, Sante, se vai. volete vi leggo questo messaggio che secondo me è Ah, vero. straordinario. Uno Sì, per il prego, valore, prego. Vai, uno per il Sante, vai. valore profetico, due perché ci dà degli strumenti e ci fa capire che gli strumenti ce li abbiamo, solo che purtroppo a volte tanto cerchiamo il segno nel cielo che non vediamo che ce l'abbiamo sotto gli occhi, i segni, no? Le risposte. Allora, questo è un messaggio che risale al 16 ottobre del 2016, dato a Giorgio Bongiovanni. Allora, dal cielo alla terra, Fatima 1917-2017, la guerra dei 100 anni di Satana contro Cristo nel 2017. Il tempo dell'anticristo sta per scadere. E allora ecco che il dragone vomita tutto il veleno rimasto nel suo seno prima di essere decapitato dall'arcangelo della giustizia. L'anno 2017 del vostro tempo chiude la guerra dei 100 anni che Satana ha scatenato contro la Santissima Madre di Cristo e contro il suo figlio, l'unigenito del Padre, dalla fine di quell'anno. Egli, il maligno, inizierà giorno per giorno a perdere il suo potere nel mondo, e lo stiamo vedendo. Quando la belva è ferita a morte, tenta il tutto per tutto per vincere, anche a costo di distruggere il territorio e le anime conquistate. Per tale ragione, la bestia che viene dal mare e quella che viene dalla terra, quindi USA e Russia, entrambe serve di Satana, Apocalisse capitolo 13, vogliono distruggere il mondo e gli uomini con una guerra nucleare. In verità, noi alieni, figli della luce, vi diciamo che sarà impedito loro di porre in essere tale progetto sanguinario e diabolico. La giustizia di Dio, nostro tramite, interverrà con tutto il potere divino che la caratterizza affinché il salvabile venga salvato. I giusti, i buoni e soprattutto gli eletti non temano. Per amore a loro e solo per amore, il monarca universale si manifesterà con potenza e gloria. La guerra dei 100 anni sarà vinta dall'agnello e dalla Santissima Madre Maria. Terra sacra e tempio sacro degli uomini di buona volontà. Pace, un genio solare. Ecco, letto Magnifico. un messaggio del genere, ragazzi, cosa ti serve più per prendere consapevolezza? Significa che a questo punto non ci crediamo davvero, se ancora temiamo quello che dovremmo subire. Però il problema è proprio lì. Noi vogliamo subire o vogliamo essere protagonisti attivi? Ecco, protagonisti attivi significa tranquillamente andare avanti nel presente e dare il nostro contributo con l'obiettivo del ritorno di Cristo. C'è scritto. Se Noi quando lo leggiamo ci siamo, risuona dentro, è la verità. Punto. come ho detto in una vecchia conferenza, non mi ricordo quale esattamente, comunque mi dissi, io parlo a cuore aperto. Noi siamo da un po' di tempo in un punto di scelta dove ancora una volta, dopo 2000 e passa anni, ci troviamo a scegliere chi vogliamo libero, Gesù o
o Barabba. Dobbiamo scegliere. Non ci sono né se né ma. Se abbiamo scelto Cristo, lo dobbiamo dimostrare. Quindi con tutta la forza possibile, che anche il Signore stesso ci darà. Se ci affacciamo solo un attimo. Sì. Chiudo perché sennò divento troppo. Ma non Potrebbe essere anche è quello che ho detto. la realtà dei fatti, ragazzi. Io penso che non dobbiamo raccontarci bugie. Bisogna vivere in serenità e in gioia, col sorriso, tranquillamente. Se uno non ha da temere niente, cioè, fa anche questo con piacere. Cioè, io veramente a volte dormo 2 ore perché mi bastano, perché tanto per il resto della giornata ho cibo per il mio spirito. E cosa ci serve più? Noi purtroppo oggi abbiamo cracco, no? Tutti gli chef della carne, ma gli chef dello spirito. Perché non li cerchiamo? Il cibo dello spirito, bisogna ricercarlo, è solo quello che ci darà la vera felicità, anche senza una lira in tasca. L'unica felicità che è gratuita è quella, ecco, io penso questa qui. Quindi qualsiasi cosa accadrà, si va avanti così, punto. Quindi dobbiamo, secondo te, Sante, dobbiamo stare tranquilli, cioè in senso che non parlare di noi che conosciamo questa tipologia di cose, io parlo del resto dell'umanità, cioè dobbiamo stare tranquilli. Per esempio, faccio un piccolo esempio della mia ragazza, no, la mia compagna, cioè ha molta paura, cioè io, lei sa quello che io faccio, vedo le conferenze, tutte le cose, gli avvistamenti, a volte li facciamo insieme, però nonostante tutto questo, lei comunque ha paura, cioè quindi secondo te è perché ha poca conoscenza o magari deve fare qualcosa per rendersene conto? Perché per quanto io lo voglio inculcare, lei dice sempre, ma la paura fa parte della vita. Cioè. Non ha tutti i torti la tua ragazza, Vincenzo. Noi non dobbiamo inculcare niente. Dobbiamo portare esempio, dobbiamo. Ecco, guarda, a volte soltanto che l'altro ci vede tranquilli in mezzo alla tempesta, quello basta. Non tutti possono raggiungere la stessa verità che noi abbiamo sposato e portiamo avanti. Saranno loro ad un certo punto che ci verranno a chiedere e solo lì saranno pronti. Quindi, secondo me, bisogna vivere sereni. La paura fa parte della nostra vita ed è giusto che chi ha paura viva la sua paura. Purtroppo, ecco, Nella cioè Bibbia noi. si dice ogni cosa a suo tempo, c'è un tempo per ogni cosa. Ecco, anche questo vale per le persone. Noi dobbiamo iniziare a vivere con la consapevolezza che questa vita non è l'unica che abbiamo. Quindi, anche se certe prove non le superiamo, l'importante è la disponibilità. Perché, come ho detto, il cielo, quando ci vedrà che forse non siamo pronti, vedrà che ci abbiamo provato, la disponibilità. E lì è in un attimo. Prima si parlava con Salvatore, no? Di quando Cristo è stato crocifisso, il ladrone accanto che poi ha salvato, cioè, fino all'altro giorno sgozzava gente, bambini, donne e lo ha salvato così perché ha visto la disponibilità, perché ha visto la fede. Cioè, e se Cristo ha salvato una persona così solo perché si è pentito un secondo prima di morire, qual è la paura che abbiamo? La vera vita non è questa, ragazzi. La vera vita è altro. Questa, siamo qui per lavoro, poi ce la godremo, avremo anche il nostro periodo di vacanza. Non è solo guerra e battaglie, diciamo, il fatto di essere dei collaboratori del cielo. Stiamo facendo un percorso, godiamocelo anche per così, per com'è. Quindi Vincenzo, io quello che mi sento di dirti è stargli vicino, cerca di comprendere e entrare nel suo mondo, ma non gli inculcare queste cose. Cerca magari di farla ragionare
sui valori, che quelli sono universali, quelli non c'è bisogno di altro. La serenità, nonostante tutto, perché tanto è la guerra o è la bestia che ti mangia, cioè la fine che dobbiamo fare quella. Quindi o ce la viviamo davvero sta vita o viviamo da morti già. Quello, cioè non è che abbiamo tante soluzioni. Bene, grazie. Niente. Da casa che fanno? Insomma, non fanno domande? Allora, adesso mandiamo, guarda, mandiamo subito un messaggino a tutti. Ragazzi, se avete domande da fare, sottoponetegliele. No, non è che non c'è bisogno di dirlo, guarda, ve lo mando scritto, ma... ma mi pare che se io volevo introdurre, se siete d'accordo, qualcosa che riguarda, cioè abbiamo parlato adesso di avvistamenti, di manifestazioni e quant'altro, ma volevo introdurre un po' e dare la possibilità anche a Sante di parlare un po' anche di Giorgio e di Pier, di Marco, perché lui so che è da molto tempo che li segue. E noi abbiamo avuto il piacere di avere qua sia Pier Giorgio che Marco, purtroppo non ancora Giorgio, speriamo sempre di averlo prima o poi. Ecco, qualcosa volevo sentire da lui, non so, i sentimenti che prova, cosa prova quando sta con loro, cioè qual è, cosa trasmette Giorgio, insomma io non ho avuto il piacere di vederlo personalmente, insomma parla tu a piacere, sì. Ecco, di cuore. Cosa dirti, Salvatore? Per me Giorgio ormai è un padre, un maestro. Intanto li salutiamo. Intanto li salutiamo. Ciao. Un ciao a Giorgio, a Pier Giorgio e a Marco. Che Marco speriamo di averlo qui fra un po'. Scusami. Niente, no, non ci mancherebbe. Dicevo, per me Giorgio è un padre, un maestro, è tutto per me perché mi ha preso dal colletto, come si dice, dalle profondità degli abissi, mi ha messo in piedi e mi ha dato luce. Tramite la sua conoscenza, tramite il suo esempio, tramite i suoi segni, che quelli che ha sul suo corpo, io li metterei da parte perché so che molti non sono pronti. I suoi segni, che sono quelli visibili, sono le sue opere. Oggi io sfiderei a trovare e a contare sulle dita di una mano persone che sono disposti a mettere la propria vita anche a repentaglio per cercare di donarci un futuro migliore. Quindi cosa penso? Penso che provo un profondo amore, potrei anche dare la mia vita per Giorgio, per Pier Giorgio, che mi hanno dato la vita. Pier Giorgio Caria è un grandissimo mentore, cioè come non amare anche per Giorgio Caria, che ha una conoscenza vastissima sia su discorsi che riguardano gli aspetti scientifici sulla realtà extraterrestre, è anche un grande conoscitore di come si approccia alle relazioni con il prossimo, soprattutto in gruppo. Lui ci ha insegnato anche a portare avanti progetti grandi insieme, perché come diciamo prima, in gruppo vengono fuori tutte quelle debolezze che purtroppo ci portiamo avanti. Ecco, lì appena vengono fuori, se non hai delle figure di riferimento forti e sagge, tutto può finire da un momento all'altro. E secondo me, oggi loro rappresentano il consolatore che ci annunciava Cristo ai tempi, perché hanno portato la verità, ci hanno
rivelato ciò che allora non si poteva rivelare perché la gente non era pronta. Ci hanno portato la verità della reincarnazione, della causa-effetto, del karma. Il vero Cristo chi è? A me io devo ringraziare Giorgio perché mi ha insegnato chi è il vero Cristo, che non è solo pace e amore, ma è anche sacrificio, tolleranza, certo, ma è anche giustizia. Per me sono tantissimo. Si diceva prima, gli altri cosa ne pensano? Non, sinceramente, ecco, ognuno ha i suoi mentori, le sue figure ai quali vuole rifarsi. Io ho le mie, tutto qua, ecco. Non posso, è come anche Piero, no, lo dice, il sapore della mela, come fai a descriverlo? Io vedo che tante persone si fanno esperti su qualcosa che non conoscono. La mela va assaggiata e solo dopo puoi dare un commento, un'opinione, che però deve essere oggettiva, deve avere un determinato rispetto. Anche quando ci sono opinioni contrarie, perché se no siamo dei bambini. Oggi Marco Marsili, che lo hai nominato, anche lui, un grandissimo fratello, è maestro pure, ci diceva: noi siamo come bambini vestiti in giacca e cravatta, siamo come bambini in un corpo da grandi. Quando ce ne rendiamo conto? Quando sarà troppo tardi? Io sono felice, ecco, che ci siamo riuniti in queste comunità dove risuoniamo tutti alla stessa frequenza e stiamo portando avanti il nostro percorso senza giudicare quello degli altri. Poi, se gli altri vogliono farlo, mi dispiace per loro, provo commiserazione, perché significa che sono ancora un po' quei bambini di cui parlavo prima. Però, senza giudicare, ci mancherebbe. Gesù diceva, lasciatevi percuotere, non rispondete, chi di spada ferisce perirà. Lo stesso vale anche per le ingiurie, le provocazioni e le offese. Quindi noi ce le teniamo e andiamo avanti col sorriso perché quello che abbiamo dentro è molto più forte. Senti, c'è una prima domanda di Giovanna di Benedetto. Le visioni mariane a cosa corrisponde per chi la vede? Inteso per le persone comuni che non hanno abbracciato questo percorso, perlomeno quando si ha avute, vabbè, quando sono state, si sono manifestate, forse volevi dire così, Giovanna. Allora, no, non so se ho compreso bene la domanda, però le visioni mariane fanno parte di tutti quei segni che servono a spronarci al risveglio, tutto qua. Dipende sempre dalla cultura che abbiamo, quindi i segni dal cielo corrispondono alle informazioni che noi possiamo percepire. Quindi c'è chi magari alla visione mariana, c'è chi magari vede l'astronave, c'è chi magari vede Gesù, Padre Pio. Sono tutti dei richiami, tutto qua. Bisogna poi avere l'intelligenza di capire che sta a noi poi dare una risposta, no? Quindi dire sì, ci sei, io credo in te e per ringraziarti che comunque sia mi hai dato questo grande segno. Dedicherò la mia vita per te, se vogliamo crederci. Se non vogliamo crederci, sarà un semino che ci hanno messo nella nostra testa, nel nostro cuore, che poi pian piano ad un certo punto sboccerà. Il cielo non fa mai niente per nulla. Il cielo, quando vede una piccola, anche piccolissima scintilla, il segno lo dà. Anche se subito non lo capiamo, anche se magari non lo apprezziamo, non gli diamo il valore, la gratitudine che necessitano. Loro sanno perché prevedono, hanno la facoltà di fare previsioni sulle nostre reazioni e le azioni che metteremo in pratica nel futuro. Quindi
Quindi anche se Maria, la nostra amata Madre Santissima, si fa vedere da chi non, da persone atee, è perché ha i suoi motivi. Ecco. Secondo me non bisogna mai chiedersi il perché, bisogna viversi le cose, ascoltare ciò che dentro ci scaturisce e poi iniziare un percorso di investigazione. Dobbiamo essere dei detective col cielo, perché è molto criptico a volte. Altre è semplice, dipende da cosa vuole scatenare, quale reazione. Va bene. Spero che la domanda era questa, però insomma abbiamo inglobato un po' tutto. Sì. Giova, speriamo che sia... Ho capito bene, ma mi pare che sia... Nel frattempo continuiamo a parlare anche di Giorgio, di Pierre. Chiedetemi voi però, Salvatore, perché sai, quando è come quando, se tu mi dici parlami della tua fidanzata e ti dirò è bella, c'hai i capelli di questo colore, sono tutte cose che vengono dal profondo del mio cuore. Loro anche sono come fanno parte del mio cuore. Quindi... Aspetta, che ce n'è un'altra di Gian Michele Giordano. Allora, domanda. Ciao Sante, ho avuto anche io alcune esperienze con i fratelli celesti, me ne hai fatto ricordare una importantissima, quindi mi sento il dovere di ringraziarti profondamente. Va bene, Gian Michele. Grazie a te, Gian Michele. Gian Michele è del nostro gruppo e tra l'altro periodicamente ha delle visioni abbastanza interessanti che ci racconta. Sicuramente capirà il perché presto. Sante, non so se questa domandina te l'hanno già posta, però se mi permetti, magari prima ho saltato 40 minuti, quindi può essere che non è stata fatta. Qual è la tua esperienza diretta con i fratelli? Ovviamente il tuo primo avvistamento che ti ha colpito così tanto che ti sei veramente emozionato. L'ho raccontato, quello che non mi ha fatto dormire per giorni interi. Questo avvistamento di un apparato organico bianco che era enorme nel cielo, che ha preso la forma di una croce e poi di una sfera e di un cuore. Quindi mi ha inoltrato in questo percorso in cui mi dicevano: vai, perché gli extraterrestri sono con Cristo. Tu che cerchi Cristo lo ritroverai tramite gli extraterrestri. Da lì, quel fuoco che avevo dentro ha avuto ragione di poter uscire finalmente, perché non ce la facevo più, e si è espletato in un percorso di crescita. Poi da lì tantissime altre, ognuna ha avuto il suo significato e veniva sempre quando era il momento. Non chiedevo mai, perché so che ho capito che quando chiedevo mi facevano silenzio assoluto, se ne andavano ancora più lontani. Però quello è stato il primo, quello più importante. Bello. L'anno scorso, allora, quello stesso essere, come dicevo prima, che mi ha invitato ad andare a Spotorno per avere questa esperienza, quello stesso essere l'ho incontrato fisicamente l'anno scorso insieme ad una donna bellissima. Mi hanno addirittura, cioè, pensa un po', mi hanno pagato il ristorante, no? C'è un'esperienza, adesso non voglio stare qui a raccontarla perché è lunga. Poi, sai, sono anche cose che uno dice ci puoi credere o non ci puoi credere. Io le cose le racconto, non ho la finalità di voler far credere a nessuno. Apro il mio cuore e le porto avanti perché so che non sono, diciamo, finalizzato a se stesse, ma mi portano in un certo cammino e mi danno determinate risposte perché bisogna capire se stiamo Certo. procedendo bene. E come dobbiamo continuare, no? Certo. Ecco, loro sono anche questo. Si presentano. Bisogna stare attenti perché spesso possono nascondersi anche in persone normali che magari possiamo incontrare per strada e non ce ne accorgiamo. Chi ve lo dice che le persone che avete incontrato oggi non erano loro? Quindi, fin quando staremo con la testa
all'insù tutto il tempo, ci perdiamo tutto il resto che è ancora più meraviglioso, secondo me. Bene. Grande. Grande. Senti, siccome tu stai facendo comunque questa... hai ormai da anni l'associazione culturale, quindi... E l'associazione culturale non è soltanto una parola così, ma c'è un'organizzazione dietro, c'è un lavoro, è abbastanza complicato riunire le persone, fare eccetera, e ce lo dai un consiglio a tutti, ecco, perché tanto ho visto che si sono formati poi tanti gruppi, no? E magari qualcuno vorrebbe fare magari l'associazione culturale, vorrebbe fare qualche iniziativa, eccetera. Qualche dritta da parte tua, qualche consiglio, ecco, da persona che comunque è dentro un'esperienza tangibilmente. Ecco. Salvatore, è difficile. Da parte mia che... ho la responsabilità di portare un gruppo di ragazzi che prima ho detto sono fantastici, meravigliosi, c'è quello di imparare a portarlo avanti. Quindi dall'allora che ero un ragazzino, penso quando Giorgio mi diede in mano all'allora Arca di Milano avevo 25 anni, mettere un ragazzo di 25 anni a portare avanti persone anche che magari hanno un'età su 50, insomma, anche più grandi, ecco, capisci la difficoltà di questo. Quindi da una parte la persona che deve, da un certo punto di vista, fare da guida, deve avere la capacità di essere umile, di comprendere, di tollerare, ma anche di saper dire nella maniera giusta e al momento giusto quando si sta imboccando la strada meno corretta. E quindi non è semplice, però con il tempo, sbagliando, con l'aiuto anche reciproco, si impara poi ad espletare il ruolo che ti è stato assegnato. Dall'altra c'è il gruppo che deve comprendere la figura di riferimento, che si deve voler bene senza essere amici. Questo percorso toglietevelo dalla testa. Tutte io, guarda, tante associazioni a cui ho fatto parte, ma non c'era mai l'amicizia come punto fondamentale, infatti si andava sempre allo scatafascio. La nostra amicizia è dettata dall'amore che abbiamo per il Cristo, questa è la cosa che ci unisce. Senza di questo nessun gruppo può andare avanti, mi dispiace. Questo è quello che penso io e sulla base delle mie esperienze. Ho comunque un valore, se non è proprio Cristo, un valore forte. Certo. E il rispetto, la tolleranza e la sincerità, prima di tutto con noi stessi. Anche qui, se vogliamo mettere su un'associazione, bisogna comprendere che il primo lavoro che c'è da fare, come diciamo prima, è su noi stessi. Se vogliamo entrare sull'associazione e fare superbi, iniziare a dividere, a criticare, a giudicare, è finito già il giorno dopo. Quindi certo, inizialmente ci portiamo un carico karmico, delle barriere che ci siamo costruiti per fronteggiare ad un sistema purtroppo particolare, sicuramente non cristico. Quindi all'inizio ci sono delle difficoltà, iniziano a venire fuori le prime debolezze, ecco, lì sta dalla forza e dalla coesione del gruppo che fa dire: fratello, amico, guarda che così non si fa, con amore, ce lo si dice con amore. Se poi il fratello è disponibile, è aperto, è umile, e vuole fare un atto di crescita, comprendere, si continua. Se poi quel fratello sceglie che non vuole accettare determinati consigli, deve capire che o è così o con amore sempre continua il suo percorso in un altro gruppo, perché magari non si risuona, perché non ha raggiunto quella giusta consapevolezza. Quindi ecco, l'amicizia, senza amicizia non si fa nulla. Con l'amicizia puoi anche lavorare
23 ore su 24 e poi un'ora a dormire perché non sentirai la fatica. Sì. Io questa è la consapevolezza che ho raggiunto e che ci ha insegnato Giorgio. Per questo lo amiamo tanto, perché ci ha insegnato la cosa più difficile dell'universo in un pianeta dove tutti vanno avanti a singoli, ma dove vogliamo andare. Quindi ecco, lui ci ha insegnato questo, che dobbiamo essere amici e combattere insieme. Sì, ribadisco anch'io, avevo sentito, forse te l'ho detto privatamente prima, che una forse un'esternazione di Pier Giorgio era proprio questa, che la cosa più importante da imparare in questo momento è proprio stare in gruppo, quindi che non è semplice, perché per una serie di motivi, forse proprio per quello che stai dicendo tu, anche c'è un qualcuno lo chiamava amorevole distacco, bisognerebbe utilizzare amorevole distacco, che è meglio di amicizia e poi ti ammazzi uno con l'altro, no? certo. Però perlomeno se amorevole distacco va avanti, va bene. Niente ragazzi, facciamo domande. Dai Vince, vai. Allora Sante, ascoltami, cosa c'è in programma nel tuo presente e futuro? Ho avuto il piacere di aver visto una vostra iniziativa musicale, ce ne puoi parlare? Ah, vero, c'era questa iniziativa. Con un grande amico, Alessio Creatura, un cantante fantastico. Hai visto? Alessio Creatura è anche lui un amico che ha voluto mettere a disposizione il suo dono, che è un dono fantastico, è un rockettaro, poi io amo il rock, e abbiamo messo a disposizione questo CD che lui avrebbe potuto guadagnarci, invece ha detto no, tutto quello che guadagno lo diamo a Funima, ed è ancora pubblicato nel nostro sito. E ecco, vedi, tutto nasce dalle amicizie. Presto lanceremo un altro progetto del genere, con musica però elettronica, che vuole essere strumento anche per avere contatti, per armonizzarci più che altro, no? Perché se noi mettiamo in pratica quello che abbiamo detto prima, lavoriamo a favore del cielo, poi la sera vogliamo metterci fuori sul balcone per rilassarci e vedere il cielo, tramite determinati strumenti come la musica, questi possono aiutarci a metterci in frequenza. E ecco, questo è un progetto bellissimo, non vi dico altro perché poi vi svelo tutto, però ecco, un grande progetto. Stiamo portando avanti di nuovo i fumetti, siamo partiti con quello su Eugenio, ne stiamo facendo un altro, però non vi svelo su chi, lo sarà stupendo. E ecco, ultimamente ci stiamo concentrando molto sui ragazzi, perché con gli adulti è difficile, ragazzi, portare questa realtà agli adulti è molto complicato. Loro hanno, soprattutto quelli di questa era, l'era dell'acquario, dove la scienza si sostituisce alla fede dell'era passata dei pesci, hanno una mente molto più aperta, hanno capacità molto più potenziali, e vogliamo concentrarci su loro perché siano pronti a quello che accadrà, iniziano a vedere queste navi per quello che sono davvero, quindi non degli ammassi di metallo, ma a parte che sono degli apparati organici intelligenti, le navi, che hanno una vita loro propria, non sono metallo. E poi soprattutto chi c'è dentro, che sono questi maestri fantastici che hanno una conoscenza, cioè noi, pensate un po' allo sviluppo che abbiamo raggiunto negli ultimi 100 anni, questi sono più avanti di noi di 1000, 10.000, 100.000, 1 miliardo, 100 miliardi di anni di evoluzione rispetto a noi, cioè, ma vi rendete conto senza di cosa? Senza interruzioni, soprattutto. Senza fare gli stupidi, come noi abbiamo fatto. Cavolo, ma questi qui sono capaci anche di armeggiare il vento, l'acqua, l'aria e il fuoco.
possono fare tutto, possono trasformarsi anche in uccelli, possono smaterializzarsi, possono diventare luce. Parliamo certo di dimensioni più alte, ma a noi ci basta e ci avanza forse raggiungere già la terza dimensione. E quindi vogliamo fare questo e accompagnare i ragazzi poi in un percorso di attivismo sociale, perché gli extraterrestri soltanto non bastano, va poi messo in pratica, questi valori vanno messi in pratica. E altri progetti, ce ne sono tanti, per adesso ecco questi, sì, quelli più Comunque, imminenti. in ogni caso, il tentativo comunque anche ben congegnato di far venire fuori il meglio delle persone, il meglio dei ragazzi che hanno questa capacità anche di superiore alla media su certe cose. Lo vediamo come sono predisposti, per esempio, per le tecnologie informatiche, ma anche su altre cose, sono una spanna più avanti rispetto a noi che invece le abbiamo vissute magari dai 25-30 anni in su, invece loro le prendono da quando sono piccoli, e c'è un bel Certo. cambiamento in atto anche in questo, quindi fate bene a fare questo. Spero che sia una delle cose, anzi, spero anche una delle cose del nostro progetto sarà quella di tirare fuori il meglio da ogni persona. Bisogna fare questo, perché quando noi facciamo quello che ci piace fare, facciamo delle cose meravigliose. Poi gli italiani, l'hanno sempre fatto vedere questo discorso, ma ora più che mai. Quindi bellissima questa cosa glissante, complimenti perché ha fatto un lavoro pazzesco. Io ho visto quando stavi iniziando a fare il progetto Coscienza Cosmica, quindi io e Vincenzo sappiamo, quindi complimenti a Sante, Complimenti a grazie voi, anche. complimenti al gruppo, perché Sante è la figura di facciata, dietro c'è tanto. Però vabbè, tu hai comunque dato il tuo contributo, non è mica una cosa Certo, sì, ognuno non fa così, giustamente il suo, cioè cioè, come lo fate voi, ovviamente, ce ne siamo dovrebbero tutti. essere un bel po' di sante, allora siamo a posto. Non lo so se conviene, Dice che non conviene, dice che non conviene. No, io non lo non so, volevo dire mi ha Salvatore Quirico, chiesto. che è molto peggio. Se si fanno opere, soprattutto nel fin di bene, secondo me non sono mai le cose cattive da fare. Quindi veramente 10 Certo. di sante potrebbero migliorare questa società. Anzi, magari andare in politica e risolvere tutti i problemi che stanno là sopra, perché non, il loro dovere non lo sanno fare. Dare un po' di gioia, un po' di allegria, no, non Esatto, sarebbe non una sanno cattiva manco idea. fare due battute, purtroppo sono talmente ridicoli che... Sì. Però ecco, dai, ce li siamo scelti noi, Ma secondo te, godiamoceli. appunto, ce li siamo scelti Sì. noi. Dimmi una cosa, ma ce l'abbiamo la speranza che ce la caviamo, sa? Ce la possiamo fare ancora o siamo tremendamente messi male? Secondo te la speranza O è in questa ottimistica? vita o nell'altra, sì. L'altra, soprattutto l'altra. Quindi sì, ma poi basta voler le cose. Purtroppo poi ci ripetiamo sempre la stessa zoppa. A livello planetario sicuramente la speranza c'è. A livello di quella fetta marcia, la speranza, l'unica speranza che hanno è quella di ricominciare da zero e ripartire. Da quando erano delle pietre, no? Poi diventi il filo d'erba, poi diventi il gatto, il topo, la scimmia, insomma, ce n'è ancora, Beh, no? Di strada da torniamo fare. indietro. No? Noi saremo i Comunque, figli dei nostri nipoti, dei nostri figli. Noi ci rincarniamo subito, immediatamente. Saremo la nuova generazione che sarà avanti a questa di adesso. E siamo sempre gli stessi, ragazzi, cioè. sì. Anche quante volte l'hanno detto gli extraterrestri, gli avi che non siete altro che voi in un'altra vita.
siamo sempre in un circolo, un ricircolo. Sì. Sono dei ciclici. Sì. Siamo ciclici come esattamente come la Terra. Come la Terra, sì. Esattamente come la Terra, che è finito un ciclo, no? Nel 2012 finì il ciclo dell'era dei pesci, e quella che dicevano è la fine del mondo, non è la fine del mondo, è finito semplicemente un ciclo che è durato 5.125 anni. Certo. Poi è iniziato piano piano un passaggio, e nel 2017, pom, l'acquario. Noi stiamo davanti alla... Quindi le influenze sono diverse, aumento di frequenza, gli astri influenzano, e come la nostra vita. Lo vediamo, la Luna, no? Ci siamo alzati di luna storta, la Luna ci influenza con le maree, figuriamoci sull'umore, sul carattere, e quindi anche gli altri astri lo fanno. E proprio, secondo me, è anche un... non è un caso che sia successo adesso, perché c'erano i Maya che, per esempio, dicevano che questo sarebbe stato il tempo della conoscenza, e quindi stiamo cambiando in qualche modo, c'è una predisposizione anche fisica, che è il pianeta che ci aiuta a fare questo, perché certo, andiamo con lui, non è che siamo, è lui che ci trasporta, è lui, è la nostra astronave. Se ci pensate, la Terra è una enorme astronave che viaggia ad una velocità pazzesca. Solo che noi dobbiamo essere capaci di adattarci a questo cambiamento, altrimenti se facciamo delle forzature e blocchiamo, questo è il mio pensiero, poi correggimi se sbaglio, ma se noi degli sforzi per cercare di rimanere come eravamo prima, gli eventi ci passeranno sopra. Certo. No, noi non la possiamo fermare il cambiamento. Veniamo rigettati, assolutamente. Non veniamo più riconosciute come esseri che vogliono stare nella luce. E non veniamo più riconosciute. Sì, Salvatore, è come quando c'hai il pezzettino di pelle, no? Morto sul braccio, e te lo scuoti un attimino e si va avanti. Non è che tu poi, oh, povero, cavolo, l'ho buttato via. Adesso mi dispero, no, il corpo sante, Salvatore, Vincenzo va avanti, fa le sue cose. Il pezzettino di pelle non ce l'ha fatta, rinascerà sotto forma di un'altra cellula renale, dello stomaco, quindi sotto forma di in altri pianeti, in altre dimensioni. Ma, cioè, cos'è? Se ci pensi, a livello cosmico, dove esistono miliardi non di cosmi, di universi, ma cos'è che è l'uomo? Non è nulla, un granello, una pellicina sul dito del mignolo che Dio con tanto amore se la toglie via e la mette nella spazzatura e dice: dai, adesso stai un po' qui, ti riposi un pochettino perché hai fatto già abbastanza. E con ironia, lui sempre col sorriso. A me piace immaginare questo Dio col sorriso che dice: ma poveri, cioè, voi volete scatenare una guerra contro di me. Cioè, ma veramente siamo arrivati a pensare una cosa del genere, nella follia. Il nostro Dio siamo è grande. Guarda, c'è una domanda pertinente di Giovanna di Benedetto. Quando arriverà il momento dove uno verrà preso e l'altro verrà lasciato, si intende che chi verrà preso rinascerà una nuova era? Abbandoneremo il corpo per tornare con nuova forma? Ciao Giovanna, allora, dove uno verrà preso e l'altro verrà lasciato, vuole intendere le tre fasi del rapimento della Chiesa, dove abbiamo detto uno avverrà prima della grande tribolazione, uno durante e uno dopo. Uno verrà preso e l'altro verrà lasciato. Significa che dobbiamo essere pronti anche a rimanere qui, magari che verremo prelevati a fine della tribolazione. Significa anche che veniamo presi subito, ma significa anche che perdiamo la vita perché dobbiamo continuare la nostra missione e salvare quei poveri disgraziati che agonizzanti tra le scorie nucleari vogliono essere ancora risvegliati, perché abbiano quella stessa possibilità che Cristo diede al ladrone in croce, dove gli ha permesso di salvarsi
l'ultimo secondo prima di morire. Chi sarà pronto per poterlo fare? Non certo chi non ha le capacità. Io prego tutti i giorni e gli dico: salvate la mia bimba, la mia compagna, a me, lasciatemi pure qua, che tanto poi ci si vede subito. Mi darete, lo so, un altro corpo, magari biondo, con gli occhi azzurri, non lo so. Però, per viverci su, no? Sì, anche io ho fatto le mie richieste. Andiamo avanti, tranquilli, perché tanto loro hanno la capacità di prenderci, metterci da una parte, spazzare via tutto quello che c'è da spazzare via, e poi ci rimettono anche sotto forma dello stesso corpo, ci rigenerano al nostro stato mentale, fisico, ottimale. Quindi Salvatore magari verrà riportato all'età di 33 anni, Vincenzo pure. È possibile, no, a me proprio mi portano... all'età di no, beh, di meno, dai, poi di meno non ce la godiamo. sì, quindi ecco, allora vi dico questo: succederà quello che abbiamo scelto noi, quindi se io dentro ho il desiderio che posso essere disposto anche a rimanere qui, perché magari prima di incarnarmi ho scelto di fare questa cosa. Dobbiamo vederla come una scuola, dove c'è il maestro alla lavagna che ci scrive sulla lavagna tutti i vari compitini da portare a termine, no? E dice: chi vuole fare questo si alza la mano, in maniera proprio molto bambinesca. Quindi non bisogna preoccuparci, non dobbiamo fare gli eroi della situazione, dobbiamo vivere in maniera semplice, perché non c'è soltanto questa occasione in cui vivremo il passaggio dalla terza alla quarta dimensione di un pianeta. Non sai quante altre volte ci ritroviamo in una situazione del genere su altri pianeti? Facciamo questo di lavoro e non riusciamo a fare altro. Ma te lo vedi Cristo che se ne sta tranquillo sul suo trono per l'eternità? Lui scende ogni tanto, come facciamo noi, aiutiamo i nostri fratelli minori, tutto qui. E ci piace, dobbiamo farcelo piacere. Anche al lavoro, perché dico il lavoro, anche il più brutto, dobbiamo amarlo, perché sennò viviamo in una tragedia di sofferenza che alla fine è creata dalla nostra mente. Quindi andiamo col sorriso, troviamo piacere in quello che, dove magari il piacere può anche non esserci, perché talmente è brutto che come sto pianeta, non il pianeta, la condizione in cui siamo. C'è Giovanna che ha scritto lo stesso di cui: ho salvato mia figlia, mi rimetto alla volontà. Stai tranquilla Giovanna, certo. Non so quanti anni ha tua figlia, ma i bambini ci vanno di filato nella nuova era, quindi guarda, il cielo dice: salvate voi stessi, che ai vostri cari ci penseremo noi, ma è una salvezza interiore, eh. Prima di tutto dobbiamo avere la responsabilità che questi ragazzi li cresciamo nella maniera che il cielo detta. Dobbiamo sacrificarci giorno per giorno. No, come ai tempi miei, in cui il papà giustamente si preoccupava solo di dare il pane ai propri figli. Oggi dobbiamo fare entrambe le cose. O forse anche prima... l'aspetto interiore, che al resto ci pensa l'altro padre che è nei cieli. Certo, bellissimo questo, esatto, messaggio, Santi. Bene ragazzi, mi sa che siamo arrivati a capolinea per quanto riguarda stasera. Sappiamo che è lunedì, quindi per molti di voi domani sarà una giornatina di quelle belle, anche per Santi che poi ne ha da fare tantissime. Quindi io direi di fermarci qua. È stata molto molto carina la tua presenza stasera, e ti ringraziamo ancora, perché come diciamo sempre, te l'ho detto privatamente ma lo dico anche in pubblico, per me quando voi venite qua è come che state abbracciando tutte le persone con il vostro fare, perché è la verità. Non è da tutti venire, metterci la faccia, avere la pazienza. Ricordatevi che lo stiamo facendo tutti gratis per, esatto, avere un fine che si spera sia positivo per tutti quanti. Quindi
Grazie Sante, grazie a poi. tutti per la presenza, grazie anche a Vincenzo che ha fatto un grande sacrificio stasera, io so quanto è grande. E quindi niente, ci risentiremo alla prossima appuntamento di testimonianze o comunque alla prossima conferenza. Un caro saluto a tutti, un caro saluto a Sante. Pace su tutte le Ciao Sante, frontiere, lo dobbiamo grazie. dire. Grazie a voi. Pace. Grazie a voi, ai vostri amici, ai vostri followers, come si dice oggi, e andiamo. Bene. Un abbraccio grande. Un Ciao, abbraccio a tutti. grazie. Alla prossima, Ciao. ragazzi. Ciao Rimanete ragazzi. con lui un secondo.